Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi. In questo nuovo video vi spiego come risolvere il problema riguardo al crash su Fortnite. Ovviamente nel 2024 ci sono ancora questi problemi su Fortnite. Ovviamente per quelli che hanno problemi riguardo anche alla Real Engine 4 sul crash report di Fortnite, oppure un altro errore che si presenta sempre, che sarebbe il Fortnite Game Athena Crash Report. In passato avevo realizzato questo tutorial su come risolvere il suo problema riguardo anche alle esperienze tecniche sul DirectX 12 per quelli che usano il DirectX 12 della scheda video su Fortnite. Quindi in questo caso, in tantissimi metodi, oggi ti spiego come risolvere questo problema. Per prima cosa andiamo direttamente su AppData per ripristinare direttamente il gioco. Ovviamente vai sulla schedina esegui, la puoi scrivere direttamente qui esegui, e poi in esegui scrivi %updata%. Una volta entrato nella sua cartella, vai su updata local e vai a cancellare così la cartella di Fortnite Game. Andiamo a cancellare la cartella di Fortnite Game e cancelliamo anche la cartella di Epic Games. Però prima di cancellarla, chiudi l'applicazione Epic Games, cancella cartella Epic Games, e se c'è il crash report, questo qua è crash report client, cancelli questo e cancelli pure quest'altro, e crash dumps, DirectX 10 cache, le cache del DirectX, scendi fino a giù e trovi la cartella di Epic Games Launch e la cancelli pure questa, scendi fino a giù un altro po' fino a trovare la cartella Unreal Engine, e se c'è anche la cartella Unreal Editor cancella pure quella, Unreal Engine Launcher, ovviamente questa è per l'applicazione Unreal Engine, però se voi avete Unreal Engine Editor eliminate quella cartella. Una volta fatto, chiudiamo qua, aprite Epic Games, rifate l'accesso a Epic Games con il vostro account ed eccolo qua. Ovviamente se non dovesse funzionare con questo metodo, facciamo con un altro. Quindi libreria, Fortnite tre puntini, gestisci nella sua cartella e andiamo a fare varie modifiche. Ovviamente c'è chi non ha la cartella Fortnite Game nella cartella di Fortnite. Ovviamente questo mi sembra un po' strano, perché la cartella di Fortnite Game tutti la tengono nella cartella di Fortnite. Quindi clicca su Fortnite, Fortnite Game Binaries Win64, scendi fino a giù fino a trovare le 5 applicazioni. Ovviamente questo è quello più importante, il Fortnite Client Win64 Shipping, e poi c'è quest'altro, il Fortnite Client Win64 Shipping, l'applicazione che pesa più grande. Tasto destro sopra, mostra tre opzioni, proprietà, e provare ad eseguire il programma in tantissime modalità compatibili per il tuo sistema operativo. Quindi o lo esegui su Windows Vista, Windows Vista Pack 1, Pack 2, Windows 7 o Windows 8, oppure lo esegui senza nessuna compatibilità. Disabilita ottimizzazione schermo intero e esegui questo programma come amministratore. Modifica impostazioni DPI elevati, DPI programma, applicazione, sistema avanzato, e segui l'override e comportamento di ridimensionamento di DPI elevati, fai ok e fai applica. Ovviamente questa cosa la fai su tutte e 5 le applicazioni, però ovviamente le cose più importanti sono il Fortnite Client, questo qua è il primo che pesa di più. Quindi tasto destro sopra, mostra tre opzioni, proprietà, compatibilità, la stessa cosa già è stata messa, modifica impostazioni per tutti gli utenti, disabilita ottimizzazioni di schermo intero e fai applica. Ovviamente se non dovesse funzionare, esegui il programma in un'altra modalità, o lo fai a Windows 8 o lo fai a Windows 7, e facciamo applica. Se non dovesse funzionare questo metodo, andiamo direttamente su impostazioni grafica e aggiungiamo così il nostro gioco e applichiamo così la nostra scheda video su Fortnite. Facciamo sfoglia, andiamo su volume, Fortnite, Fortnite Game Binaries, Win64, ed eccolo qua, Fortnite Client Win64, e fai aggiungi. E aggiungi così la tua applicazione. L'app specificata è stata già aggiunta, io già l'avevo aggiunta qua sopra. Quindi scendo fino a giù, fino a trovare Fortnite, prestazioni elevate, opzioni, ed eccolo qua. Lascia la scelta Windows, risparmio energia, no, prestazioni,
elevate. Ecco qua. Non usare ottimizzazione per il gioco in modalità finestra. Non mettere niente qua. Prestazioni elevate e fai salva. Se non dovesse funzionare con questo metodo, andiamo direttamente sui tre puntini. Gestisci. Opzioni di lancio. Ovviamente per l'errore crash a Real Engine quando si riferisce a DirectX 12 ne possiamo avviarlo come DirectX 11. Lo avvii come a DirectX 11. E fai così. Poi se non dovesse funzionare con quest'altro metodo fai direttamente la verifica al gioco. Ovviamente Fortnite lo devi sempre avviare nell'applicazione di Epic Games e mai fuori da Epic Games, perché certe volte non funziona quasi mai, perché ogni tanto quando lo avvii Fortnite si chiude da solo oppure rimane attivo in gestione attività. Se rimane aperto in gestione attività ma sullo schermo non c'è, termina la sua attività, quindi tu fai il tasto destro sopra e fai la termina attività. Quindi questa cosa vale anche per l'Easy Anti-Cheat, per quelli che hanno problemi anche sull'Easy Anti-Cheat. Ci ho fatto tantissime guide sopra su come risolvere il suo problema. Poi, se non dovesse funzionare neanche con la verifica, andiamo a aggiornare i nostri driver su PC. Ovviamente in descrizione ti ho lasciato vari link per scaricare Microsoft Visual Studio 2015, 2017, 2019 e 2022. Tu scarichi tutti questi driver e le installi e si installano automaticamente e facciamo scarica. Eccolo qua, ci clicchi sopra e seguilo come amministratore, accetto il contratto, non installare il Bing Toolbar, fai avanti e installi così DirectX Runtime. Una volta fatto fai fine e vedi se sulla tua scheda video o Nvidia o AMD devi fare qualche aggiornamento. Io ovviamente su GeForce Experience devo vedere se devo fare qualche aggiornamento. L'ultimo aggiornamento che ho fatto è stato il 12 di dicembre. Cerca aggiornamenti, nessun aggiornamento da fare. Ovviamente se tieni tutto aggiornato sul tuo PC stai certo che non avrai più questi problemi. Ovviamente se clicchi sul tasto di Windows, gestione dispositivi, e scendi fino a trovare schede video su schede video, Nvidia aggiorna driver direttamente, cerca automaticamente i driver, cerca i driver aggiornati in Windows Update e vedere se devi fare qualche aggiornamento sulla tua scheda video qua sopra. Quindi se questo video ti è stato utilissimo, se hai problemi commenta, se hai anche altri problemi su Fortnite ci sono tantissime guide nella playlist, più di 50 tutorial su come risolvere il problema sull'Easy Anti-Cheat, DirectX, la compatibilità di Fortnite, problemi schermo, lo stretch e ci sono anche i problemi che non si avvia correttamente Fortnite. Quindi quello che mi resta da fare è avviare Fortnite e vedere se si avvia senza nessun problema e avvio Fortnite. Ed ecco che Fortnite si è avviato correttamente, senza nessun problema. Come avete visto prima riguardo all'apertura del DirectX, va trattino di X11 e lo avviate come DirectX 11. E noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!